Diciamo è il terzo anno che l'Alleanza Clima Lavoro si incontra a Torino, si incontra per discutere del futuro della mobilità di questo paese, per provare a unire le vertenze delle lavoratrici e dei lavoratori alle vertenze dei cittadini e le cittadine a difesa del clima e dell'ambiente. Ad oggi abbiamo un linguaggio comune, alcuni obiettivi condivisi, abbiamo bisogno di praticare insieme e credo che questo sia il tema dell'anno. Si è consolidato un processo, si è rafforzato uno spirito di collaborazione, di dialogo, di confronto tra gli ambientalisti, i sindacalisti, tra il mondo della CGIL e le principali organizzazioni ecologiste del nostro paese. È un'alleanza, quindi si lavora insieme, ovviamente ci sono sensibilità anche diverse, ma insomma, vanno nella stessa direzione. La direzione è quella che la transizione ecologica che dobbiamo accelerare, deve essere giusta, deve essere in grado di non lasciare indietro nessuno e deve guardare un modello di sviluppo radicalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Deve essere un modello di sviluppo fondato sul lavoro, sui diritti, sulla qualità sociale ed ambientale, ed è per questo che questi 3 anni ormai di lavoro comune ci danno fiducia che questo processo possa ulteriormente svilupparsi e creare occasioni in futuro di un dialogo, di un confronto e di proposte sulle quali lavorare concretamente.